Oggi facciamo la lampura. E cos'è la lampura? Adesso ve lo dico. Abbiamo pomodori, gli ultimi di Casalino. Il fruttivendolo mi ha detto: oh, pigliateli, questi sono gli ultimi. Poi capperi dissalati, e olive e la lampuga. Olio, giusto quello buono. E questo pesce. Che pesce è? È un pesce azzurro e ha una stagionalità. Che vuol dire? Che si può trovare sul banco del pesce da agosto a novembre, tutto novembre. L'ho pagato 16 euro al chilo, c'ha una bellissima carne, vado a sfilettarlo. Chi non è in grado di sfilettarlo fa sfilettare al pescivendolo, o se no lo fa da tranci, come volete voi. Vado così, guarda qui, camera woman, inquadra, camera woman, ecco qua, perfetto, guarda, è bella carne. Eppure è bello come pesce, simpatico, c'è la faccia simpatica. Questo è un filetto, poi facciamo l'altro. Allora, normalmente io col pesce azzurro non faccio i brodi con le carcasse, diciamo. Quindi non mi piace. Quindi la cosa che vi consiglio, anche a voi, di fare la stessa cosa. Quindi le lische vanno gettate del pesce azzurro perché ha un gusto troppo forte. Adesso guardate, tolgo la parte della pancia così, vedete? Ok, va benissimo. Poi anche qui lo stesso, ma perché tolgo la parte della pancia? Perché è la parte che sta a contatto con le viscere, quando lo puliscono possono bucare e ha un gusto amaro. Adesso poi vado così. Vado così, ci sono le lische. Allora, questa è la pinzetta giusta. Vado, le tolgo, vedete? Perché così non c'è niente. Si mangia tranquillamente, anche i bambini, tutti quanti, tutti contenti. Quindi vado sempre, diciamo, contro l'isca. Le lische vanno verso quella parte, io faccio così. Come se fosse un contropelo, ecco. Perfetto, qua. Poi leviamo la pelle. Io sì, la leverei a questo pesce la pelle. È un pesce buonissimo questo, è pieno di omega 3. Guardate, levo la pelle in questa maniera. Sempre metto il coltello, lo schiaccio verso il tagliere. Tiro. Ecco qua il filetto, va bene? Poi, non contenti? Io purtroppo so così. Allora, che faccio? Questa parte del sangue, vedete questa qui, la tolgo. Qualcuno mi dirà: oh, vabbè, ma sta a togliere tutto. Però, ragazzi, è un'altra cosa. Quando mangiate, voi sentite il gusto diverso. Questi sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Perché tante volte il pesce azzurro ha un gusto un po' più di carattere. Quindi, se noi riusciamo ad ammorbidirlo, lo facciamo mangiare a tutti, pure ai bambini, alle persone che non lo amano. Eccolo qua, penso a te. E se non voi non trovate il Casalino, fate altri pomodori, o se no un bel pelato buonissimo, fate voi. Allora gli levo questo, diciamo, la parte dove si attacca alla pianta, e faccio questo buchino, li metto in acqua in piena ebollizione perché voglio levargli la pelle, così sarà tutta polpa, nessuno si lamenta. Abbiamo levato la pelle al pesce, abbiamo levato la pelle ai pomodori, tutti contenti e felici. Mo te lo magnà. Dopo 10 secondi, eccoli qua. Eccolo. Ah, ah. Vai, così, perfetto. E intanto li raffreddiamo con acqua fredda. Continuiamo a pelare pomodori a go-go. Se li vedete, comprateli. Oggi ho pagato al mercato 2,50. Mia madre ha detto: ottimo prezzo. Se lo dice Fiorella. Incominciamo la cottura, quindi metto l'olio, oh, mi raccomando, quello buono, eh. Ci abbiamo Cutrera, ecco qua. Oh, bel pesce senza aglio si può fare, è impossibile ragazzi. Giusti i crostacei possono fare senza aglio, con lo scalogno, la cipolla. Poi metto il rosmarino, facciamo rumore, senti? Sta musica di Papic quanto è bella, proprio così ci fa proprio andare a ritmo delle onde del mare. Poi io taglio a pezzettoni in questa maniera, è un pesce tenerissimo, guardate. Allora, vi dicevo prima,
ha potassio, magnesio, zinco. Lo sapete quanto grasso c'ha? Voglio far professore. 1%. È il pesce nostro. È il pesce nostro. Da mangiare da agosto a novembre. Quindi anche i pesci sono stagionali. Adesso, guardate, senza far soffriggere tanto, perché sennò facciamo tutti quanti i belli. 1% dei grassi. Che fai? Non ci metti due capperetti? Guardate. Qua. Due olivette non ce le mettiamo, ma stiamo a scherzare. Ci facciamo mancare olivette. Poi che ci manca per voi? Per essere casa Mariola proprio, per essere ricette nostre, che ci manca? Il peperoncino. Questa robetta fresca, bella. Tagliamo così. Ma avete visto che ho fatto il bendaggio al tagliere? Per non sporcarlo, perché sennò puzza dei pesci. Pure voi a casa. Uomini che mi vedete, aiutatemi. Allora, peperoncino, vado. Così, sale e adagiamo il pesciolino. Lo adagiamo in così. Bello tesoro, bello di casa, vieni qua. Eccolo qua, piccoletto. Un altro po' di sale, guardate, così. Profumiamo, profumiamo ragazzi. E adesso metto il coperchio. Abbasso leggermente l'induzione, medio-alta. Fra 2 minuti il pesce è cotto, ve lo garantisco. Intanto taglio il pane e prepariamo il vino. Bello fresco. Tiè, qui anche te. Vai, oh pesce! Ragazzi, è bianco. Ci siamo. Piatto. Che meraviglia. Vai così. Bello. Vieni, ma, divini. Vieni un attimo, divini, vieni assaggiare. Che bontà. Una bontà. Una bontà. Vieni, ma. Guarda il pesce. Guardate qua dentro. Guarda che morbidezza. Guarda che morbidezza. Allora. Dimmi che ne pensi, eh. Aspetta, aspetta un attimo. L'olivetta ce la devo mettere. Vieni, vai. Vai. Speciale, eh? Speciale. Ragazzi, sbrigatevi. Stanno finendo le lampughe. Un goccio di vino per uno. E le lampughe stanno finendo. Compriamo il pesce nostro. Basta sta roba allevamento. Forza! Damo, intigni, ma. Che bontà, oh. Buonissima.